Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Più di una volta mi è capitato di pensare che sarebbe bello nella vita che se ci fosse ogni tanto una sfera di cristallo cui tu attingi, tu guardi, ti dice: beh, ma guarda, tu nella vita dovrai fare questo, dovrai fare quell'altro, e oggi ti dovrai mettere in questa cosa, ogni giorno, in cui ti dice di fatto quello che devi fare. Sarebbe una comodità allucinante, perché in questo modo ti permetterebbe di dire: beh, qualunque problema della vita non ci penso, o meglio, c'è qualcuno che mi dice già cosa devo fare. Sarebbe comodissimo. E pensandoci un attimo, potrebbe essere quello che anche questo Vangelo ci dice, perché ci viene dato uno spirito della verità che ci guida, ci conduce alla verità. Però non è proprio come una sfera di cristallo, anzi, è proprio l'esatto opposto. Perché una sfera di cristallo di fatto ti toglie la libertà. Tutto ciò che noi mettiamo in mano e diciamo: tu mi dici quello che devo fare ogni giorno, questo toglie tutto quello che è nostro, tutta la nostra libertà. Nella solennità di Pentecoste, che celebriamo oggi, è la festa forse una delle più belle, perché a noi viene dato quello stesso spirito che ha avuto Gesù durante tutta la sua vita. Ma a che cosa serve? All'inizio ci viene dato un termine che è particolare, che si chiama Paraclito. Paraclito in greco significa avvocato, che non è come per noi oggi l'avvocato in un tribunale che di fatto parla al tuo posto. In realtà l'avvocato ti suggerisce le parole, ti suggerisce all'orecchio cosa devi, qual è l'intuizione giusta. E in effetti lo spirito come agisce in realtà in noi? Non ci dice: guarda che oggi dovrai fare questo, oggi dovrai fare quell'altro, oggi dovrai fare la spesa e comprare questa cosa. Assolutamente no. Lo spirito ci guida in ogni momento, indicandoci dove è presente l'amore del Padre, all'interno di alcune nostre situazioni, all'interno della nostra vita. E invocare il dono dello Spirito, accoglierlo, viverlo ogni giorno, cosa ci dà? Ci permette di gustarlo ancora più in profondità, di gustare quell'amore del Padre che ci dà, che fa nuove tutte le cose, che rende nuovo il nostro cuore e la nostra vita. E ci permette così non di dire: ma domani dovrò fare questa cosa, ma dire: oggi sto riconoscendo che la mia vita è amata proprio per questo, in questa situazione. E ci permette anche, di fronte alle scelte, di percepire dove c'è un profumo di vita, che magari non è la scelta più comoda. Lo Spirito non ci guida alla scelta che è più comoda, più facile, più semplice, ma ci dice quella in cui più realizziamo noi stessi come uomini, come donne e come Chiesa. Ecco che invocare il dono dello Spirito, quello Spirito che dà testimonianza di quell'amore che Gesù ha dato per noi per tutta la nostra vita. Ecco perché invocarlo ogni giorno e anche oggi nella solennità di Pentecoste ci permette di imparare a riconoscere tutti i giorni le situazioni, quelle nostre, in cui c'è un profumo di vita oppure un profumo di morte, di egoismo, di un qualcosa che non porta a niente, perché alla fine le scelte le prendiamo sempre noi, la libertà è sempre nostra, ma lo Spirito ci permette di avere quell'avvocato, quel testimone, quella spalla su cui possiamo essere consolati, infatti lo Spirito è consolatore, e sulla quale noi possiamo affidarci, possiamo dare in mano tutta la nostra vita e percepire dove la nostra vita è amata, dove la nostra vita può splendere ogni giorno. Buona festa, buona solennità di Pentecoste.